Salve, il mio nome è Erfel Kadarn e sto vagando per queste lande ghiacciate della Dumnonia cercando di raggiungere l'accampamento dove ci sono Ser Galahad, Gawain e tutti i cavalieri che dobbiamo correre al soccorso di Nostra Signora Artù, ma non so se ce la farò, sono allo stremo delle forze, non ce la faccio più, i malvagi sassoni stanno imperversando in ogni dove, la nostra bella Britannia è destinata a cadere, il potere di Re Mordred è debole, egli è soltanto un bambino, e Lancillotto, quel dannato usurpatore di cui già i cavalieri e i bardi erranti narrano le gesta, corrotti dal denaro dei tesori da lui usurpati, lo descrivono come il più gran cavaliere di tutti i tempi e il più grande condottiero nella lotta contro i sassoni. Ma il tempo stringe, solo Artù può liberare la Britannia, solo egli può riuscire a ricacciare quei dannati invasori barbari, angli, sassoni e juti nel mare da cui sono venuti. Ormai la Britannia, in cui un ultimo residuo di popolo romano si è fuso con le antiche stirpi celtiche che colonizzarono questa terra negli albori dei tempi, si sono uniti in unica fratellanza dopo decenni e decenni, per non dire secoli, di lotte intestine dalle invasioni di Giulio Cesare, passando per le ribellioni della regina Boudicca, ai valli costruiti dagli imperatori Adriano e Antonino Pio. Ecco un segno della traccia, forse sono sul cammino giusto, ho trovato forse la strada giusta per arrivare al campeggio di Ser Galahad. Artù aspetta i rinforzi nei pressi del Monte Baddon, ma potrebbe essere troppo tardi. Quando le nostre armate giungeranno colà, i uomini della Britannia generalmente sono demoralizzati e sanno che nulla possono contro i sassoni che imperversano nuvolosi come le stelle del cielo, come la sabbia sulle spiagge o come le mosche in una stalla piena di letame. Solo io, Erfel Kadarn, sono a conoscenza di quello che sta accadendo al Monte Baddon all'infuori di chi vi è strettamente presente, e questa è una situazione che potrebbe decretare la caduta della nostra Britannia, ragazzi. Artù, egli, poi dopo una vita passata a lottare, tradito da tutti, dal suo stesso popolo, tradito dal suo stesso padre, Uther Pendragon, che decise di lasciare il trono al figlio minore, seppur legittimo, Mordred, invece che egli. Ah, se solo ci fosse qua Merlino, ma Merlino al momento è disperso, si trova in Gallia con Morgana, sorella di Artù, per guidare alcune tribù celtiche che si sono date alla fuga dalla Cornovaglia, hanno puntato dirette sulla Bretagna. E io sono solo, anche la mia adorata Chain Vine, anche la mia amica Nimue, non so dove siano tutti, sono solo, solo, e il destino della Britannia è nelle mie mani. Roll Britannia, Britannia roll the waves, Britons never, never will be slave. Roll Britannia, Britannia roll the waves, Britain never, never will be slave. Addio, e viva la Britannia, morte ai sassoni, e viva Re Artù!